Quest'oggi, 19 gennaio, la Corte Costituzionale esaminerà l'ammissibilità del referendum no-triv sulle trivellazioni in Adriatico e le norme sulle perforazioni per l'estrazione di idrocarburi. Inizialmente i quesiti referendari promossi da 10 regioni erano stati 6, ma poi la Cassazione, viste le norme inserite dal Governo nella legge di stabilità 2016, ha ritenuto superati 5 dei 6 quesiti. L'unico referendum a rimanere valido potrebbe essere quello riguardante le attività petrolifere entro le 12 miglia marine, ovvero quelle all'interno delle acque territoriali italiane. Rispetto alla questione no-triv abbiamo ascoltato a riguardo due pareri opposti, quelli del vice sindaco di Ravenna Gianantonio Mingozzi e del segretario nazionale della Lega Nord Romagna Jacopo Morrone. Non sono d'accordo, non ero d'accordo sul merito dei referendum e mi fa piacere che l'Emilia Romagna abbia deciso di non aderirvi, quindi di non essere tra le regioni che hanno raccolto le firme, ma questo non per una motivazione antiambientalista o di carattere superficiale. Sono convinto che la subsidenza abbia soltanto in minima parte la causa, diciamo, chi vuole considerare le trivellazioni come la madre della subsidenza sbaglia, non è così. Tra l'altro noi proprio sull'impianto Angela Angelina, che è uno dei nostri pozzi che sono compresi tra le 12 miglia, si sta tentando un tentativo di reimmissione di acqua al posto di quello che è l'emungimento, e questo potrebbe essere un elemento correttivo di quelli che considerano un guaio il fatto che venga trivellato il nostro mare e anche le nostre coste, come dicono loro. Ma soprattutto la mia opposizione a queste misure, che tendono a non considerare con l'importanza che ha questo sistema economico, che a Ravenna significa 3.000 dipendenti. La mia ragione è molto più semplice, e cioè il fatto che noi oggi dal punto di vista energetico abbiamo bisogno di utilizzare tutte le risorse che l'Italia può avere, di idrocarburi, di gas e di petrolio. Non capisco perché sull'altro fronte dell'Adriatico rischiamo di farci rubare, letteralmente rubare, quelle che sono risorse energetiche proprie del nostro paese. E se non vogliamo subire il ricatto di coloro che hanno in mano le leve dell'economia energetica, noi dobbiamo mettere sul tavolo tutto quello che possiamo fare. Quindi al giorno d'oggi, con tutte le garanzie scientifiche e tecnologiche che le imprese possono offrire, veramente io lo ritengo un errore madornale quello di contrastare le attività di ricerca e poi successivamente, se ne vale la pena, di emungimento nel nostro sottosuolo, in particolare da quello marino. Certamente per come si è comportato anche il mare con la costa in questi ultimi tempi, per quello che è successo anche nella costa, soprattutto quella davanti alla zona Ravennate, dove c'è un abbassamento comunque della terra, dove se rischiamo di mangiarci per delle trivellazioni, rischiamo di mangiarci turismo, rischiamo di mangiarci la costa, rischiamo di andare a rovinare quello che è il nostro territorio, la nostra peculiarità, quale è il turismo che fa sopravvivere centinaia di migliaia di persone. Quindi Non abbiamo un sì o no, io sarei per il no, a meno che non mi si convinca che non dia alcun rischio, alcun pericolo, ci sia un progetto particolare, ma in un mare come l'Adriatico, se devo dire sì o no, ti dico no, questo è il concetto. E non possiamo però pensare di andare a impoverire, di andare a distruggere la nostra terra per un'esigenza occupazionale, cioè l'esigenza occupazionale si ha in milioni di modi, e certo è che non è che semplicemente sfruttando il nostro territorio in maniera invasiva o come rischia, perché poi c'è il rischio, poi io non sono un tecnico di trivellazioni, quindi non voglio sbagliare i termini tecnici, però non dobbiamo rischiare per mantenere il livello alto di occupazionale, quello di andare a demolire il turismo delle nostre coste e del nostro mare Adriatico. Cioè, non dimentichiamo che noi abbiamo come Italia l'argomento, comunque la materia turismo, che dà da mangiare a milioni di famiglie. Quindi qual è l'occupazionale, dal punto di vista occupazionale, qual è quello che ha meno danno? Certo che se il governo Renzi, come sembra che voglia fare, come era stato lo Sblocca Italia, dare le concessioni per tenersi buone qualche imprenditore petrolifero, questo vuol dire distruggere il nostro territorio, e noi siamo completamente contrari, siamo pronti a fare le barricate, ecco.